ne ebbe le male parole, e fu anche richiamato dal direttorio. La rapacità che si usava in Roma e nei contorni, si dilatava in tutto lo Stato romano, ed ogni sostanza si pubblica che privata vi era posta a mercato. Sorse fra gli altri un caso miserando, che facendosi il giorno 23 febbraio le esequie solenni dell'ucciso Dufot per tutta la città, alcune pattuglie repubblicane, dico alcune, perché le più si serbarono continenti, rotto ogni freno di onestà e di disciplina, e non considerato, che l'ufficio a loro imposto era di conservare intatti il buon ordine e le sostanze, entrarono nelle chiese, e da loro involarono i vasi e gli arredi destinati alla celebrazione degli uffizi divini. Né dal sacco andarono esenti le chiese appartenenti alle nazioni spagnola ed austriaca, sebbene l'una alleata, l'altra amica della Repubblica vivessero a quel tempo. Perché poi nessuna spezie di miseria e di compassione mancasse a Roma in questo giorno, vi fu la sera gran luminaria alla cupola e nella piazza del Vaticano, ballossi allegramente al Quirinale. Uditosi nelle province della romana dizione il sacco delle chiese di Roma, alcune delle provinciali chiese furono ancora esse al modo medesimo poste in preda. Al sacco succedevano le tasse, le quali qualche volta si convertivano in sacco segreto assai più vile del primo. Erano enormi, ma vi era modo di riscatto nascosto, e qualche volta a bella posta si mettevano, perché i modi del riscatto si usassero. Si tassava la sola famiglia Chigi di più di 200.000 scudi, l'incisore Volpato di più di 12.000, e fra 12 ore avesse a pagargli. Talvolta si minacciavano le confische per aver denaro, talvolta si addomandava denaro per avere o quadri, o statue, o d'altre simili gentilezze preziose. Per tal modo Roma, già consumata dal Trattato di Tolentino, fu del tutto spogliata per la presenza dei repubblicani. Nonostante tanti spogli e tante rapine, se ne viveva l'esercito bisognoso di ogni cosa, e mentre le cassette piene di cose preziose, che appartenevano agli agenti del direttorio, si incamminavano alla volta di Francia, o segretamente, od anche apertamente, perché a tale disfrontatezza si era venuto, i soldati non avevano le paghe corse da molti mesi, e laceri, e scalzi, e privi di ogni bene, accusavano l'ingordigia di coloro, che preposti al vito, e dal vestimento loro, credevano, dover convertire in beneficio proprio le ricchezze dei paesi conquistati con le fatiche, e col sangue loro. Gli ufficiali subalterni, ai quali stava a cuore l'onore di Francia, ed infinitamente cuocevano i raccontati disordini, accordatisi fra di loro ed in gran numero nella chiesa della Rotonda ad Unatisi, facevano un forte scritto, e l'indirizzarono a Masina, surrogato a Berthier. Addomandavano i soldi corsi dei soldati, chiamavano vendetta contro i depredatori, per l'onore dell'esercito offeso. Lo sdegno loro principalmente mirava contro Masina per le estorsioni da lui fatte, come dicevano, in tutti i paesi italiani venuti sotto il di lui governo, massimamente nel Padovano. Né minor avversione mostravano contro Haller, cui principalmente accusavano delle italiane espilazioni, e della francese miseria. Fecero anche risoluzione di arrestarlo, e di porre a sigillo le sue carte. Masina, siccome quegli che non soleva portare pazientemente, nonché le accuse, i contrasti, facendosi scudo della disciplina, intimava agli ufficiali adunati che incontanente si segregassero, quando no, gli costringerebbe con la forza. Rispondevano, preferir la morte o l'infamia,
prender Dio in testimonio della purità delle intenzioni loro. Mandavano nuovi deputati a Massina. Non fecero frutto, perché il generale più aspramente che prima rimproverandogli dell'aver rotto l'obbedienza, gli minacciava di forza e di castigo. I pubblicani, vedendo quel nembo, o fuggivano, o si nascondevano, e per ogni forma si consigliavano di salvare il bottino. Gli ufficiali, ai quali questa volta si erano accostati alcuni generali dei primi, gelosi parimente dell'onore dell'esercito, di nuovo si adunavano il 17 marzo nella chiesa medesima della Rotonda, e con più forti parole dimostravano al generale, doversi giustificare l'esercito dei ladronecci commessi, e dar le paghe ai soldati. Massina intanto era uscito di Roma ordinando, lasciato solamente un presidio di 3.000 soldati in Castel Sant'Angelo, ed in altri luoghi forti, che tutto l'esercito il seguitasse. Sperava partendo, e distribuendo in diverse stanze i soldati alla campagna, di poter far risolvere l'intelligenza degli ufficiali. Obbedivano, ma ciascun corpo creava ufficiali eletti, con mandato di vegliare, a ciò che gli interessi loro non ricevessero danno. Gli ufficiali eletti, raccoltisi in Campidoglio, scrivevano lettere a Berthier, pregandolo di ripigliare il freno delle genti, e protestavano a Massina di non volergli più obbedire. Fece ogni opera, ma invano, per riguadagnarsi l'affezione loro. Laonde, vedendosi in voce di tutti, né più potendo comandare a coloro che il chiamavano coi più odiosi nomi, pensò al ritirarsi, e se ne andava, lasciato il governo a Saint-Cyr, e ad Allemagne, in Ancona, donde tutto dolente, e sconfortato scriveva a Bonaparte, pregandolo a dargli favore presso il direttorio, affinché lo mandasse ambasciatore a qualche potenza. I romani, osservato lo scompiglio delle genti francesi, ed essendo sdegnati per tante vessazioni, né potendo più oltre portare sì dura servitù, perché oramai un popolo di quasi 2 milioni di anime era ridotto alla fame, tentavano un movimento più temerario che considerato. I primi a rumoreggiare furono i transteverini, gridando Viva Maria! Avviatisi verso San Pietro in grosso numero, uccidevano una guardia francese, si impadronivano di Ponte Sisto, e delle strade, che mettono capo in esso. Al tempo medesimo le campagne tumultuavano, Velletri, Albano, Marino, Civita di Castello si muovevano, la mossa era grave. Già i francesi erano uccisi alla spicciolata, e già le più grosse squadre si trovavano in pericolo. Ma essendo gente valorosa, usa all'armi e dai tumulti improvvisi, poste da l'un de lati le dissensioni loro, muovendogli il pericolo comune, si ordinavano tostamente alle battaglie contro quei popoli spinti piuttosto da furore, che da disegno bene ordinato. Vial muovevasi contro la gente tumultuaria in Roma, Murat contro quella del contado. Fu fatto in queste battaglie molto sangue, perché i francesi coi loro squadroni agguerriti combattevano virilmente, ed i romani, mossi da furore e da zelo religioso, menavano ancora essi la mani aspramente. Infine prevalendo la disciplina e l'opera delle artiglierie bene governate dai repubblicani, di cui mancavano i romani, acquistarono i primi con molta preponderanza il vantaggio. Dispergevansi gli avversari, e si nascondevano chi per le case, e chi per le campagne. Fecero i contadini ritiratisi ai monti una testa grossa, ma Murat, penetrando coi soldati armati alla leggera in quei riposti ricoveri, gli sperperava. Di 150 prigioni,
parte furono mandati al remo, parte giustiziati con le palle soldatesche. Roma piena di terrore, d'orrore e di sangue, lagrimosamente si querelava. Si toglievano con diligente cura le armi ai popoli. A Cagionaronsi, come fautori di questo moto, o fosse verità o pretesto, i cardinali, ed altri prelati sospetti d'affezione verso il Papa. S'intimò ai primi, o rinunziassero alla dignità cardinalizia, o andassero carcerati. Rinunziarono Antici ed Altieri, ricusarono Antonelli, Giuseppe Doria, Borgia, Roverella, La Somaglia, Carandini, Archetti, Mauri, Mattei, fu dato bando ai due ultimi dalle terre della Repubblica Romana. Gli altri, prima posti in carcere, poi condotti a Civitavecchia, ed imbarcati su navi sdrucite, furono mandati a cercar ricovero in paesi stranieri. Il cardinal Rezzonico, come infermo di mal di morte, fu lasciato stare, Albani, che più d'ogni altro desideravano di avere in poter loro, fu fatto correre dai cavalli leggeri, che il seguitavano, ma giunse a salvamento nel regno. In questo modo quanto aveva la Chiesa Cattolica di venerando per età, per dignità, per dottrina, era disperso e calpestato. Non solo enormi, ma pazze cose erano queste, perché il torre rispetto a uomini rispettati portava con sé, quando che fosse, il vilipendio di coloro che non gli rispettavano, perché la licenza è male contagioso, e si appicca facilmente dagli uni agli altri. Gli accidenti romani fin qui narrati sapevano di tumulto e di confusione, siccome quelli, che sulle prime succedevano alla militare conquista. Restava, che la oppressione e la servitù si ordinassero sotto ingannevole forma di governo regolare, come se fosse intento dei conquistatori di fare scherno alla libertà, e di metterla in odio a tutti coloro che l'amavano. A questo fine aveva il direttorio mandato a Roma quattro suoi commissargei, che furono Faipoult, Florent, Daunou, e Monch, uomini, che facevano professione di amare la libertà. Deliberarono fra di loro di dare una costituzione alla Repubblica Romana. Pareva un gran caso quel delle leggi, che avessero da uscire da una Francia per una Roma per mezzo di uomini rinomati e mandati a bella posta da Parigi, massime da Daunou e da Monch, ambidue venerandi per ingegno, per dottrina e per virtù. Ed ecco pubblicarsi un corpo di Costituzione, il quale altro non era, che sotto nomi romani la Costituzione francese, imperciò che è sotto nome di Consolato, di Senato, di Tribunato, di Tribunale di Alta Pretura e di Alta Questura, vi era un direttorio, un consiglio degli anziani, un consiglio dei giovani, un tribunal di Cassazione, e commissargei dei conti. A questi si aggiungevano gli altri fastidigei servili delle amministrazioni centrali per ciascuno spartimento della Repubblica, e di un'amministrazione centrale per ogni cantone. Si noverarono 8 spartimenti, del Tevere, del Cimino, del Circeo, del Clitunno, del Metauro, del Mosone, del Trasimeno, e del Tronto. Avevano per capitali Roma, Anagni, Viterbo, Spoleto, Macerata, Sinigaglia, Perugia, e Fermo. Erano questi i magistrati, le leggi, come quella di Francia. Nel che, oltre il copiar servile, gli uomini prudenti osserveranno, quanto inetto fosse il dare nomi medesimi a cose diverse, e quanto dannoso alla libertà il servirsi di nomi antichi, che suonavano potenza e libertà, in uno stato di oppressione, e di servitù.
Ne fu tolta autorità a parole venerate. Dalle leggi passava l'imitazione insino agli abiti, perché i magistrati furono ordinati vestirsi alla francese, mutato solo per i consoli, senatori, e tribuni il color rosso in nero, la forma simile a quella dei quinqueviri, degli anziani, dei 500 di Francia. Si crearono consoli per la prima volta Liborio Angelucci da Roma, Ennio Quirino Visconte da Roma, Giacomo De Matteis da Frosinone, Panazzi d'Ancona, Reppi d'Ancona. Ma variarono molto nella breve vita della Repubblica Romana i consoli, perché si scambiavano ad un primo capriccio del generale, o del commissario di Francia. Fu istituito segretario del consolato un Bassal, il quale già mandato da Bonaparte a fomentare la rivoluzione di Venezia, se n'era ora venuto a fomentar quella di Roma. Chiamaronsi ministri un Toriglioni, un Camillo Corona, un Meriati, un Bremand francese. Come se gli spogli, le tasse violente, i comandamenti non solo imperiosi, ma ancora capricciosi abbastanza non avvertissero i romani della servitù, inserirono i quattro commissargeri nella Costituzione romana questo capitolo, che fu il 369, che si avesse a fare, al più presto, un trattato d'alleanza tra la Repubblica Romana e la francese, che insino a che questo trattato fosse ratificato, tutte le leggi fatte dai due corpi legislativi romani non potessero essere né pubblicate, né eseguite senza l'approvazione del generale francese che stava al governo di Roma, che il generale medesimo potesse di sua propria autorità fare tutte quelle leggi, che a lui paressero necessarie, conformandosi nonostante alle istruzioni del direttorio. La Costituzione romana aveva posto a difficile partito coloro che occupavano le cariche ancora sussistenti del governo precedente, e generalmente tutti coloro che, sentendo tuttavia a norma delle antiche massime, erano pure obbligati, per le necessità loro, a servire allo Stato nuovo. Era nella Costituzione un capitolo che ordinava di giurare odio alla monarchia, fedeltà ed attaccamento alla Repubblica. Papa Pio aveva udito dal suo secesso della Certosa di Firenze, che il governo della Repubblica esigeva questo giuramento da tutto il clero, e dai parocchi di Roma. Volendo per regola delle coscienze definire questa materia, e parendogli che non si convenisse ai ministri della religione il giurar odio ad alcuna forma di governo, scrisse un breve a Monsignor Passeri, vicegerente di Roma, ammonendolo non esser lecito prestar puramente e semplicemente il giuramento suddetto, ed ordinandogli di notificare agli intimati questa sua decisione pontificia e di avvertire che l'eseguissero. Ma siccome continuava a discorrere, interessava anche moltissimo che la Repubblica fosse persuasa della rettitudine delle massime del clero di Roma relativamente al repubblicano governo conformi in tutto agli insegnamenti della cattolica religione, così statuiva che ciascuno potesse con sicura coscienza giurar fedeltà e soggezione alla Repubblica che attualmente comandava, essendo stato unanime insegnamento dei Santi Padri, e della Chiesa, che sia dovuta fedeltà e subordinazione a chi, secondo le varietà dei tempi, ha in mano le redini del governo, ossia a chi attualmente comanda. Definì inoltre che ciascuno potesse giurare di non prender parte in qualsivoglia congiura, trama, o sedizione per il ristabilimento della monarchia, e contro la Repubblica, e potesse altresì giurare odio o l'anarchia, essendo questa uno stato di disordine. Finalmente deliberò che si potesse giurare fedeltà ed attaccamento alla Costituzione,
salva peraltro la cattolica religione. Pensava Papa Pio, che i magistrati della Repubblica non avrebbero rigettato questa formula, già che era in tutto conforme, come si esprimeva, all'atto del popolo sovrano dei 15 febbraio del 1798, con cui il popolo riunito innanzi a Dio, ed al mondo tutto, con un sol animo, ed una sola voce aveva dichiarato, voler salva la religione, quale di presente venerava ed osservava, cioè la religione cattolica. Ma partito da Roma Monsignor Passeri, e succedutogli nella carica di vicegerente l'arcivescovo di Nassanzio, quest'ultimo di propria autorità, e contro le intenzioni del Papa, diede una seconda istruzione, per cui i professori del Collegio Romano e della Sapienza si credettero autorizzati a prestare, come fecero, il giuramento tale qual era prescritto dalla Costituzione, solo facendo verbalmente qualche protestazione. Udì gravemente il Papa quest'accidente, e riscrivendo all'arcivescovo, lo ammonì di nuovo delle sue intenzioni, gli comandò, richiamasse la seconda istruzione, e si lamentò, che per lei, e per l'esempio dei professori soprannominati sembrasse, che Roma già maestra di verità, si fosse fatta maestra dell'errore. Savie, prudenti, e conducevoli alla quiete dello Stato erano queste sentenze di Pio. Da loro si può dedurre un utile ammaestramento, e queste, che la religione è, e debbe essere tutta spirituale, e che non le è lecito l'ingerirsi nella forma del governo politico delle nazioni. Intanto questa faccenda dei giuramenti, per l'ordinario tanto gelosa, si rammorbidì facilmente sì per la prudenza del Papa, come per la sopportazione dei magistrati della Repubblica, ne produsse, come si temeva, o movimenti, o persecuzioni d'importanza. Creata la Repubblica Romana, si spegneva l'Anconitana, la quale non era stata mai altro che un appicco contro il Papa, e le sue territorie, salvo San Leo, si incorporarono alla Romana. Il di 20 marzo si celebrava nella vastissima piazza del Vaticano, la Confederazione della Repubblica Romana a guisa di quella, che fu da noi descritta della Cisalpina. Furon viarchi trionfali, sinfonni, illuminazioni, canti, balli, magnifica festa, ma con molto schiamazzo, e molte satire alla romanesca. Saliva con grande apparato sul Campidoglio dalle Magne, chiamava i senatori, apriva il senato, spiegava al vento la romana bandiera. Poi istituiva il tribunato, quindi i consoli sulla piazza del Vaticano, bandiva la Costituzione, dichiarava Roma libera, i consoli dall'alto della Scalea giuravano. Si coniava poscia, pure romanescamente al solito, la medaglia adulatoria, bella assai, e con questi motti, Bertiei restitutor urbis, e Gallici salus generis humani. Fine del tomo terzo. Indice del presente volume 1797 Nuovi pensieri di buona parte pagina 6 si accosta all'Alemagna 8 Thugut, ministro austriaco 10 parole di buona parte ai soldati 11 disposizioni dell'Austria 12 debolezza morale del suo esercito 13 Carlo Arciduca viene in Italia 13 disposizione dell'esercito austriaco 14 differenza tra Carlo e Buonaparte 15 Lusignano si arrende prigione ai francesi 17 francesi passano la piave 17 e il tagliamento 17 Schultz generale prigioniero 18 Schubert in Tirolo 19 rompe l'Audon 20
Kerpen si ritira a Sterzing 20, Schuber prende Brissio 21, Tirolesi allarmi 21, progressi di Laudon 22, Schuber si ritira a Linzo 23, Laudon prende Trento e Roveredo 23, Oxkei custodisce male la Ponteba 24, è battuto da Masina 24, vittoria di Tarvisio e di Raibel 26, l'arciduca pensa a difendersi 26, differenza nel combattere dei francesi e tedeschi 28, buona parte a Klagenfurt 29, scrive all'arciduca 30, risposta che ne riceve 30, trattato di Leoben 31, Clarca che avesse esortato l'imperatore 32. Tradimento che si ordisce contro Venezia 33, Baraguai di Lie si impadronisce di Bergamo 34, Podestà Ottolini 34, Congregazione Segreta in Milano 34, Landrieu 34, Segretario Stefani 34, Avvocato Serpieri 34, Membri della Congregazione Segreta 35, Battaglia Provveditore 35, Rivoluzione in Bergamo 36, La Fevra Comandante 37, scaccia Ottolini da Bergamo 38, rivoluzione di Brescia 40, vincenti 40, incertezze del battaglia 41, scrive a buona parte 41, Antonio Nicolini conduce gente contro Brescia 42, Mocenigo Podestà 42, minacce di Lecchi 43, battaglia cede 43, Mocenigo fugge 43, Pisani stato molto tempo nei piombi 43, querele del Senato 44, Pesaro e Corner mandati a buona parte 44, risposta di questi 45, minaccia di Landrieu 45, risposta di uno del direttorio al nobile Querini 46, lusinghe di Chilmaine 48, rivoluzione di Crema 49, l'ermite a Crema 50, gamba zocca, Asperti, Locatelli, Romini 50, differenza tra Brescia e Bergamo 51, insidie contro Verona 52, il capitano Pico 52, schiavoni mandati a Verona 53. Giovanelli e Derizzo provveditori 53, Conte Francesco degli Emili 53, Conte Verità e Conte Valenza 54, due castelli come taglieggiato 54, fatto di Salò 55, Cicogna provveditore 55, i popoli veneti si armano 56, falso manifesto attribuito al battaglia 57, Salvadori nell'autore 57, termometro politico Giornale 58, minacce di Laos 60, dimostrazioni ostili di buona parte contro Venezia 62, Junot mandato a Venezia 62, lettera di buona parte al Doge 63, risposta del Doge 65, altre insolenti calunnie di buona parte 65, sue proposte alla Repubblica fatte dall'Holmand 67, risposta del Senato 69, Francesco Donato e Leonardo Giustiniani mandati a buona parte 70, avvisi dell'ambasciatore Grimani 70, altri del Querini 71, Visovic e sue fraudi 71, ingiustizia del direttorio contro Querini 73, fermenti nel Veronese 74, capitano Carrere 75, Prete Malenza 75, Generale Balland 76, Sollevazione di Verona 76, Giovanelli Provveditore 80, Capitano Caldogno e Conte Nogarola 81, Predica di Luigi Colloredo Cappuccino 84, Lauger vuole entrare con legno armato nel porto di Venezia 90, Domenico Pizzamano 90, il legno francese assaltato dagli schiavoni 91, trattative per Verona 92, Verona si arrende 95, il cappuccino Colloredo decapitato 96, rapine dei francesi in Verona 96, Bouquet commissario di guerra 97, Verona taglieggiata 97, Laos fa rivoltar Vicenza 97, furibonda lettera di buona parte 99, i tre inquisitori e il comandante del Lido carcerati 100, Donato e Giustiniani a buona parte 100, risposta che loro da 101, intima guerra a Venezia.
103 apprestamenti di Venezia, 105 adunanza in casa del Doge Main in 106 parole del Doge 106 il Cavalier Dolphin 106 Francesco Pesaro 107 Zaccaria Vallaresso 107 Giuseppe Priuli e Niccolò Erizzo 107 parole del Procurator Pesaro 108 il Doge in Gran Consiglio 109 Pietro Antonio Bembo 112 fermezza di Angelo Giustiniani 113 commozioni in Venezia 115 Giovan Andrea Spada 115 Tommaso Pietro Zorzi 116 Gallino, Giuliani, Sordina, Dandolo 116 Doge Main in 116 Pietro Donato 116 Francesco Battaglia 116 Tommaso Condulmer 116 Priuli Erizzo 117 Villetard mette Astio in Venezia 117 Perfidia di Bonaparte 121 Capitoli di Venezia 122 Terrore nel Gran Consiglio 125 L'aristocrazia abolita in Venezia 126 Dolore del popolo 128 Sorte di un pizzicagnolo 128 I francesi in Venezia 129 Trattato di pace tra la Repub francese e veneziana 130 Bonaparte scrive a Faipolt a Genova 134 Rusca, Serrurier, Bruis si accostano a Genova 135 Genova in pericolo 135 Agostino Spinola bandito 135 Speziale Morando 136 Vitaliani. Da Napoli 136 Saliceti a Genova 136 Filippo Doria 137 Tumulto in Genova 137 Le prigioni dischiuse 140 Sollevazione del popolo 142 Caso di uno schiavo turco 143 Giacomo Brignole Doge 144 Intimazioni di Bonaparte a Genova 145 Ridomanda la mutazione del governo 149 Rusca verso Genova 150 Serrurier 150 Bruis dinanzi al porto 151 Cambiaso, Carbonara e Serra a Bonaparte 152 Pensieri di Bonaparte 153 Capitoli tra Francia e Genova 153 Capi del nuovo governo 155 Vitaliani predica la libertà 156 Nobili si nascondono 156 Giancarlo e Gerolamo Serra 157 Libro d'oro ha bruciato 157 Statua di Andrea Doria 158 Condizione di Genova 159 Feudi imperiali chiamati Monti Liguri 160 Prete Cuneo 161 Persone chiamate a comporre la Costituzione 160 62 Solari, Vescovo di Noli 163 Riforme religiose in Genova 163 Avvocato Boccardi mandato a Parigi 164 Rivarola e Spinola richiamati da Parigi e da Londra 164 Decreto estorsivo come sentito 164 Rapine de Barbareschi contro Genova 166 Casabianca e Dufault Generali francesi in Genova 166 7 in Genova 167 Nobili arrestati 168 Popolazioni di Bisagno si levano 168 Dufault va ad incontrarli 169 Frate Pezzuolo e Marcantonio da Sori 169 Sollevazione in Polcevera 169 Il governo tratta coi sollevati 170 e i sollevati sono battuti da Dufault e Siras 171 Faipolt accusa Serra a Bonaparte e Serra accusa Faipolt e Dufault 172 Generale Lanza Genova 173 Nuova Costituzione di Genova 173 Beniamino Constant 174 Sottin sostituito a Faipolt 175 Faccende di
Piemonte 176 insinuazioni del conte Balbo a Parigi 177 lettere di Bonaparte sugli italiani 184 trattato tra Francia e Sardegna e opposizioni che incontra 186 Talleyrand 189 conte di Castellengo 192 Donino e Passio arrestati 193 Moti a Novara e a Fossano 193 Boyar e Berteux arrestati 194 altri Moti in Racconigi, Carignano, Chiari e Moretta 194 e Inasti 194 Conte Avogadro a Biella 194 Moncalieri si solleva 196 Carlo Tenivelli, storico. Suoi casi 196 condannato a morte 199 provisioni sul caro. Dei viveri 201 diritti feudali soppressi 203 i sollevati rimessi in obbedienza 203 lettere di Buonaparte 204 Ranza arrestato 204 Supplizge in Piemonte 205 Goveano fatto morire contro la fede 206 Beyar e Berteux mandati al supplizio 207 pensieri di Buonaparte 209 Moti tra i cisalpini. Termometro politico 211 Società di pubblica istruzione 212 Discorsi che vi si fanno 212 Condizione degli Stati d'Italia 215 Giuseppe Buonaparte e suo detto sui Romani 215 Tumulti in Valtellina 216 Buonaparte da una Costituzione alla Cisalpina 217 Padre Gregorio Fontana 218 Serbelloni, Moscati, Paradisi e Alessandri preposti al governo della Cisalpina 219 Altre persone e corpi governativi 219 Festa nel Lazzaretto 220 Parole di Serbelloni 222 Giuramento dei popoli 223 Decreto del direttorio Cisalpino 224 Società di pubblica istruzione fatta chiudere 225 Bologna, Imola. Ferrara si uniscono alla Cisalpina 225 altre aggregazioni 226 Cardinal Chiaramonti 227 Predica in favore della democrazia 227 Visconti. Ambasciatore della Cisalpina a Parigi 231 La Cisalpina riconosciuta da Vargevi Stati 233 Marescalchi mandato a Vienna 235 Consigli della Cisalpina da chi composti 236 Francesco Gianni 236 Lettera di Buonaparte alla Cisalpina 237 Insidie dei re contro la Francia 239 Pichegru 239 Barthélemy, Carnot 240 Beras 240 il 18 frutti d'oro, i congiurati o fugati, o mandati in esilio 242 l'Austria tenta Buonaparte 242 Buonaparte inganna i principi 245 disegni di Beras 245 Conte d'Antrenghes arrestato. 246 Fugge da Milano 247 Espressione di Buonaparte che discuopre la sua ambizione 248 Trattato di Campoformio 249 Impertinenti detti di Talleyrand 251 Condizione di Venezia 254 Giuliani e Dandolo 254 Widiman e Jablowicz 254 Victor Generale 256 Savonarola 256 Padovani negano l'acqua dolce a Venezia 257 I tedeschi si impadroniscono dell'Istria 257 Moti in Dalmazia 258 Sollevazione di Trau e di Sebenico 259 Querini 259 Zara in mano degli austriaci 260 Affezione dei soldati al vessillo di San Marco.
260 tutta la Dalmazia in potere dei tedeschi 261 querele dei municipali 261 i francesi pensano ad aversi le isole ioniche 263 Bruis 263 Vidiman governatore di Corfù 263 Baraguei Dillie 265 generale Gentili 266 Bordè capitano di nave 266 Arnold 266 francesi sbarcano a Corfù 267 rapine 268 le altre isole in potere dei francesi 268 schifose menzogne di Bonaparte 269 Teotocchi e Scordilli capi di parte 270 rapporto di Arnold 271 effetti dell'arrivo dei francesi in Corfù 271 Sordina, arriva. A Corfù 272 Baraguei Dillie domina in Venezia 272 Venezia spogliata dai francesi 273 Cavalli di Lisippo 275 Leoni del Pireo 275 Tesoro del Duca di Modena 276 I Romani in Grecia del Barzoni 277 Barzoni vuole uccidere Villetard 278 Generosità di Villetard 279 Festa funerea a Venezia 279 La stessa festa proibita da Bernadotte in Udine e perché 282 Crudeltà di Guglielmo 282 Giuseppina Buonaparte a Venezia 283 Pratiche dei veneziani per unirsi con la terraferma 284 Berthier rompe il congresso 285 Venezia vuole unirsi alla Cisalpina 285 detti obliqui di Buonaparte 286 tiene Vicentino 286 De Angeli e Buonaparte 286 la vendita di Venezia fatta manifesta 287 generosa risoluzione di Vidiman 290 lettera di Villetard a Buonaparte 292 risposta di Buonaparte 294 altra lettera di Villetard 296 deliberazione dei veneziani 298 Serrurier e suoi atti barbari 298 consegna Venezia agli austriaci 300 spogliazioni di Roma 300 Cacolt ministro del direttorio in Roma 301 il papa vuol condurre a suoi soldi il generale Provera 302 Teofilantropia cosa fosse 303 Giuseppe Buonaparte ministro a Roma 303 Dufault e Sherlock 304 tumulto in Roma 306 Dufault ucciso 307 Giuseppe Buonaparte parte da Roma 310 il direttorio dichiara la guerra al Papa 311 1798 Berthier marcia contro Roma 311 suo manifesto 312 umori in Roma 314 Duca Braschi 316 Cardinale Larenzana 318 Principe Belmonte Pignatelli 319 Cavaliere Azzara 319 I repubblicani entrano in Roma 319 Albero della Libertà in campo vaccino 320 atto del popolo romano che si dichiara libero 320 condizione del pontefice 322 è menato prigioniero 324 terremoto in Siena 325 rapine in Roma e nei contorni 326 Villa Albani saccheggiata 329 ostensorio ricchissimo 330 esequie a Dufault 331 miserie dell'esercito 332 estorsioni di Massina e di Aller accusate 332 ripiego di Massina 333 gli ufficiali gli negano obbedienza 333 insurrezione dei romani 334 cardinali perseguitati 335 commissargei francesi a Roma 336 costituzione romana 336 breve lodevolissimo del
Papa 338 L'arcivescovo di Nassanzio cambia di sua autorità il breve 340 Festa della Confederazione in Roma 341 Fine dell'indice pubblicato il 16 agosto 1833. Nota del trascrittore: ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, così come le grafie alternative, anarchia barra anarchia e simili, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici. Copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg ebook Storia d'Italia dal 1789 al 1814. Tomo terzo asterisco 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 Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg simbolo di marchio registrato Electronic Works to protect the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Simbolo di Marchio Registrato Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Simbolo di Marchio Registrato Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement.
There are a few things that you can do with most Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1. Cibilo. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works. See paragraph 1.ebilo. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation Orpglaff. Owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg simbolo di marchio registrato work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges.
If you are redistributing or providing access to a work which the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg simbolo di marchio registrato. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg simbolo di marchio registrato website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy. If a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work, you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato collection. Despite these efforts, Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation.
The person orientati that provide you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person orientati providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you as is, with no other guarantees of any kind, express or implied, including but not limited to guarantees of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F.6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg symbol di marchio registrato electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol di marchio registrato electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol di marchio registrato work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg symbol di marchio registrato work, and, c. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol di marchio registrato. Project Gutenberg symbol di marchio registrato is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol di marchio registrato S goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol di marchio registrato collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol di marchio registrato and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3). Educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service.
The Foundation S.A.N. or Federal Tax Identification Number is 64-622-15541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg simbolo di marchio registrato depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machinery adable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1, $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach Stati Uniti with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg simbolo di marchio registrato Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg simbolo di marchio registrato e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg simbolo di marchio registrato e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which is the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg simbolo di marchio registrato,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.